Tacerne inserire gli scaldabiglietti. No. Come no? Gli analisi venivano falsificate sui ordini del titolare. Una bufata di neve. Oh, nevica proprio, fuori non si vede. Guarda che neve. Strada statale 48 con degli Dolomiti nei pressi di Moina. L'intensità del traffico è prevista in aumento per tutta la giornata e fin dalle prime ore della mattinata sulla A22 sono stati registrati 2300 veicoli all'ora in transito verso sud. Risultano trafficate ma scorrevoli la statale 43 a valle di Dolomiti. Niente, dietro che vai Monarelli. Dietro? Vedi niente, i laterali. Madonna che fiocconi che scendono! Ma scusa, ma c'è dietro quello che scala dietro? Dai, vai, tanto ci siamo! Dai, Polici che fa una bella cosa. Che colore è? Sì? Che colore appariscenti? Madonna di scompiglio! C'è una Madonna di scompiglio! Ah, appena bagnato! Ma ti credi che sono fuori? Meno 4 e mezzo! La neve? Agli Ercidon! Sintone che supera! Dai, qualche macchina che slitta proprio di strada! Meno 5, guarda, meno 5 all'inizio! Meno 5! Meno 5! Ah no, l'ha preso! Sì, sì, l'ho beccato! Guardate il ghiaccio sotto i tetti! Ghiaccio a tutti i gomiti! Scattano gli aumenti dei canoni ITEA, la riforma che era stata congelata per un anno adesso parte, i bollettini con i nuovi canoni di affitto arriveranno nelle case degli inquilini a partire da febbraio, l'ha deciso la giunta provinciale che ha approvato il regolamento di esecuzione della nuova legge sull'ITEA, gli aumenti comunque non potranno essere superiori al 12%. La notizia di carattere nazionale è di qua, di là, è di là a Roma. Informazione, ben trovati all'ascolto da Cristiana Tomelli in studio con Alessandra Fabrizio. No, Trento, e Ucraina e secondi hanno accusato i primi di aver ridotto le forniture a 92 milioni di metri cubi al giorno. Ci incanaliamo nel tunnel. Di metri cubi promessi, aggiungendo che potranno esserci. Beh, no, non è sarà. Ma scusa, ma c'è un navigatore che usano? Dicendo di aver fatto 65,5. Vabbè, che qua le gallerie sono nuove. Perché è intimato. Vabbè, devi girare. Facciamo inversione online. Eccolo, te l'ho fatto, va. Devi seguire la strada lì. E manteniamo ad influenzare il traffico sulle strade italiane in questa giornata di rientri dalle vacanze natalizie. Temperature minimi con il record fatto oggi. Abbiamo sbagliato strada, sì. Dirigiamo sotto zero nella sotto l'acqua tunnel. Per conoscere la